Ciao ciao a tutti e ragazzi, come avete letto, mi sono lasciata con il mio ragazzo. Io ero combattuta se fare questo video o no, perché non volevo trasmettere video tristi sul mio canale, però visto che mi avete chiesto in tanti su Instagram che cosa era successo col mio ragazzo, perché penso che abbiate visto tutti che ho tolto le foto di me con lui e quindi mi avete chiesto in tanti che è successo tra di noi. In questo video non parlerò dei dettagli perché non mi sembra il caso e so che abbiamo sbagliato entrambi, ma parlerò solo dei miei errori e di come mi sento. Allora, la cosa dove ho sbagliato di più è che, allora, visto che ho un carattere molto impulsivo, cioè sono molto impulsiva purtroppo, ho sbagliato, prima di riflettere ho fatto tutto troppo di fretta, mi sono arrabbiata e ho detto cose che non avrei voluto dire, ma poi dopo me ne sono pentita e purtroppo però era già troppo tardi e non ne voleva sapere più. E ho cercato tantissime volte di riprovare a rimediare alla situazione, ho chiesto varie volte scusa, però vabbè, anche lui ha certe cose da chiedere scusa perché tutti e due abbiamo torto, però comunque dopo che ho provato un sacco di volte a rimediare, a cercare di rimettermi con lui, non ne voleva sapere più, anche se secondo me per così poco, per un litigio del genere, non si può dimenticare un amore così. E quindi per questo non lo contatterò più, col tempo lo dimenticherò, il tempo mi aiuterà, anche se adesso lo amo ancora, però speriamo che nel tempo mi dimenticherò. E ragazzi, visto che adesso ho detto la mia, ora leggerò le vostre storie che mi avete mandato su Instagram, delle vostre relazioni finite. Ok ragazzi, iniziamo con la prima. Io stavo con un ragazzo che amavo un sacco. Lui non abita nella mia stessa città e quindi non ci vedevamo spesso. Ad un certo punto lui ha iniziato ad essere un po' freddo e quando gli dicevo che volevo andarlo a trovare, lui trovava sempre delle scuse e quindi io ho iniziato ad avere dei sospetti che avesse un'altra e quindi ho iniziato ad essere troppo gelosa, facendogli troppe accuse. In questo modo il nostro rapporto si è distrutto e ci siamo lasciati. Non ho capito perché lui era cambiato e mi dispiace perché lo amavo, ma purtroppo è andata così e mi dispiace tanto per questa storia che è andata a finire male tra voi, che sia andata a finire così solo per delle incomprensioni, un vero peccato. Allora andiamo avanti con la prossima. Allora incomincio tutti e due anni fa. Io e lui non ci conoscevamo e praticamente lui voleva mettersi con me, ma l'ho rifiutato essendo che non lo conoscevo abbastanza. Poi l'anno scorso ci siamo riavvicinati e abbiamo avuto un legame molto bello sull'essere migliori amici. Io mi resi conto che a me piaceva, ma lui ormai si era fidanzato con un'altra ragazza. E dopo tanto tempo ho scoperto che lo faceva per farmi ingelosire. Poi un giorno mi scrisse: se mi dirai che a te piaccio, io lascerò X, cioè la persona, io lascerò quella persona. Io ci pensai, ovviamente, e il giorno successivo glielo dissi, ma lui mi rispose: è troppo tardi, dovevi dirmelo prima. Da lì mi crollò il mondo addosso. Mi sentivo presa in giro, con le speranze perse e soprattutto con il cuore infranto. E sinceramente ci penso ancora a lui, ma lui dopo aver lasciato quella persona, X, si è rimessa con un'altra e adesso vuole ritornare mio amico e non so che cosa fare. Allora, mi dispiace tanto per la tua situazione e comunque però secondo me è quasi impossibile essere solo amica del ragazzo che ami, però beh, questo è solo mio parere. Ok, adesso andiamo avanti con l'ultima storia. Allora, stavo insieme a questo ragazzo, stavamo insieme da 3 mesi e proprio il giorno di San Valentino
compivamo 3 mesi. Però lui se n'era dimenticato, allora io ero un po' offesa, perché comunque è un giorno importante. Ma non è che mi interessasse tantissimo, però lui se n'è sbattuto di tutto e davanti a me ha baciato un'altra. Allora, devo dire che questa è una cosa bruttissima, che si è baciato con un'altra. Questo è proprio tradimento puro. Mi dispiace tantissimo che sia successo e soprattutto che hai dovuto assistere a questa cosa, e mi dispiace tantissimo. E poi alla fine aggiunge: comunque tu e il tuo ragazzo siete troppo carini insieme. Vabbè, ovviamente non sapeva ancora che ci eravamo già lasciati. E vabbè ragazzi, diciamo, spero che vi sia piaciuto questo video, anche se non era molto allegro. Però comunque iscrivetevi a questo canale se volete, e ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima ragazzi.